È di nuovo rottura per le trattative sindacali per quanto riguarda ATAF, probabilmente si va verso un nuovo sciopero e anche la CISL si unisce alle proteste degli altri sindacati. Purtroppo noi lo stiamo ribadendo da giorni e questa rottura altro non fa che avvalorare la nostra tesi. Il Comune di Firenze continua a non avere un piano sul trasporto pubblico locale, continua a mettere in campo soluzioni che altro non sono che spot, penso a più taxi per migliorare il servizio taxi, più autobus per migliorare il servizio autobus, ma non è così, la realtà è diversa, non esiste alcun nuovo taxi, alcun nuovo autobus, i nuovi mezzi arriveranno tra 20 mesi, tra 16 mesi, non esiste un piano per le assunzioni in ATAF, quindi sono soltanto spot, all'atto pratico esistono soltanto due autobus in più che abbiamo preso in prestito dal Comune di Padova e messo in funzione, credo che con due bus non si risolva l'emergenza trasporto pubblico locale. Ricordo che a Firenze ogni giorno saltano 350 corse, che è un numero sproporzionato in confronto alle dimensioni della città di Firenze, al numero di utenti della città di Firenze. Un appello, purtroppo capisco che gli autisti di ATAF siano i primi interlocutori dei cittadini esasperati, ma i cittadini sono esasperati dall'attese, dalle code, dalle corse saltate, ma vi posso garantire che anche gli autisti hanno la loro esasperazione quando per spostarsi da un punto all'altro della città, anziché 10-12 minuti, come da tabella, impiegano un'ora, l'esasperazione è anche loro. Non ve la prendete con gli autisti, sono veramente le vittime, anche loro, come gli utenti di questa situazione. La colpa è da una parte di chi ha privatizzato il servizio, dall'altra di chi non lo sa gestire.